Si tratta del sito archeologico delle antiche mura. 2000 anni fa il mare, la linea di costa, era qui. E qui, dietro alle dune, ai margini della laguna, c'era una piccola isola, dove sono state trovate le tracce precise di un primo insediamento di età tardo-romana, raccolto attorno ad una mansio romana e forse ad una prima aula di culto. Successivamente, ad opera dell'uomo, la prima isola viene ingrandita e sviluppata con bonifiche e una fitta rete di canali. Più tardi ancora, sopra la basilica, verrà eretta una terza chiesa, una cattedrale, molto più grande, con un poderoso campanile. L'antica Equilo faceva parte di un insieme di vie d'acqua e terrestri, un sistema endolagunare che garantiva i collegamenti per le vie interne da Ravenna fino ad Aquileia. Hanno portato alla luce un insediamento articolato, composto da una serie di magazzini e officine per la lavorazione del ferro e dell'osso, e dall'importante scoperta di un grande edificio che si ritiene fosse una mansio, cioè un luogo di sosta e di scambio per i funzionari, i militari e i servizi postali, e forse anche per i mercanti che si muovevano nell'arco Alto Adriatico. Quella di Equilo era un'economia fiorente. Lo attestano la grande quantità di anfore e reperti numismatici, e anche alcuni oggetti di lusso ritrovati negli scavi. Ai tempi della mansio, qui sorgeva un'aula di culto, una chiesa di modeste dimensioni all'inizio. Successivamente si sarebbe passati ad una seconda chiesa più grande. Una basilica a tre navate e pavimenti tutti a mosaico. E infine la terza chiesa, il grande edificio romanico della cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, le cui imponenti rovine sono ben visibili ancora oggi. Una delle più grandi cattedrali costruite nel Medioevo nelle Venezie, seconda solo a San Marco.